stand di Samsung qui in Fotokina è veramente molto molto grande. Il contenuto del padiglione ovviamente è dedicato a tutte le nuove compatte, dual display, alle nuovissime ad alta velocità e soprattutto al mondo NX. La NX 100 l'abbiamo provata da poco direttamente in Samsung da noi in Italia. Qui è un'occasione comunque per approfondire soprattutto le nuove prerogative, in particolare l'i Function Button, che ha riscosso veramente molto interesse qui in Fotokina, ed è anche un'occasione per vedere i modelli precedenti come l'ottima, sempre ottima NX 10. megapixel, schermo AMOLED da 3 pollici, un design molto raffinato, 6400 ISO e la ripresa in HD. Sto parlando della Samsung NX 100 che è stata da poco presentata e in particolare quando l'abbiamo presa in mano per la prima volta in Italia da noi, una delle caratteristiche che ci ha colpito maggiormente è stato appunto l'i Function Button. Questo stand è dedicato alle caratteristiche di uso di questo nuovo pulsante presente su tutte le nuove ottiche. Lo vediamo qui. Tramite il pulsante è possibile personalizzare l'impostazione delle regolazioni di base della macchina anche a partire dalla ghiera presente sui nuovi obiettivi. E visto che in casa Samsung si parla di mirrorless, questa è la NX 100, questa è la NX 10, vediamo direttamente di cosa si tratta. Ottiche pancake di ottima progettazione, il sensore a vista, questo permette di creare ottiche estremamente compatte e la più vicinanza delle lenti posteriori al sensore garantisce una qualità probabilmente senza precedenti.